Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Oggi andiamo a fare un giretto per le edicole, a vedere se c'è qualcosa di interessante da acquistare. Ovviamente puntiamo sulle cose di spada e scudo, ovviamente, e collezioni varie se sono vantaggiose, vediamo un po'. Tanto vi ricordo un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Andiamo subito al primo edicola, vai. Ciao, salve. Ah, delle carte Pokémon bustine da 4,50 se le ha. Scarlatto infinito. Boh, solo queste due. Sì, va bene. Altrimenti ce l'ho da 5 e non lo so. Va bene. Questa qui, volevo vedere, guardo un secondo questa. Va bene, grazie. Prima edicola, non avevano niente di particolare. Una collezione di Zenith, ma per 35 euro, vabbè sì, il prezzo è quello, è vero, però non lo so, non era proprio il target che ho quest'oggi. Quindi direi di andare subito in un'altra edicola, sperando di trovare i pacchetti che ci servono. Ci rivediamo in un'altra edicola, nella seconda. Let's go! Seconda edicola fatta, non sono riuscito a registrare perché era piccolissima e non volevo entrare troppo nell'occhio. Comunque avevano solamente pacchetti di ossidiana infuocata, quindi niente che ci interessa attualmente. E dovrei avere almeno altre due edicole da visitare, ma forse anche tre. Speriamo di trovare qualcosa quest'oggi, abbiamo un budget di 50 euro e precisi anche per prendersi un ETB nel caso ci fosse, che la caccia continui. Andiamo alla terza edicola. In questa edicola hanno solamente pacchetti provenienti da ETB, quindi non ci fermo nemmeno perché tanto avrebbero solamente pacchetti di cronoforze probabilmente. Quindi sì, proviamo a vedere un'altra edicola. Io le giro molto spesso e ho deciso di portare quest'oggi il primo episodio sperando di trovare qualcosa di interessante. Teoricamente c'è un'edicola in particolare della quale sono molto fiducioso, quindi sì, direi di andare. Let's go. Comunque ragazzi, fatemi sapere se nelle vostre città in edicola ci sono ancora i pacchetti di spada e scudo, e scrivete nei commenti se li avete presi e cosa avete preso. Collezioni, pacchetti, fatemi sapere, che vi leggo a tutti ovviamente. La bellezza di questa città. Bene ragazzi, siamo vicini alla terza edicola. Boh, andiamo a vedere cosa ha, ed è quella lì alla quale confido di più. Spero che abbia qualcosa di veramente interessante, perché quest'oggi voglio portarmi a casa almeno un pacchetto da spacchettare. Vediamo un po'. Ciao, salve. Ciao. Allora, origine perduta, una mini team. Ciao, volevo vedere i pacchetti da 4,50 se possibile di Pokémon. Do un'occhiata al volo, Tempesta, c'è sempre i soldi di essere. Ok, sì, prendo questo. Ah. Oh, scusa. Pensavo che dovevo essere visti. No. Va bene. Questo sono da 5, vero? Da 6 adesso. Ah, da 6, ok. Da 5 deve lì. Ah, ok, dovrebbe essere tutti cronoforze. Va bene, ma la prendo questo. E non lo so, non era proprio il target che ho quest'oggi. E prendo anche questo qua. Questi due.
Allora, riesco a venire. Allora ragazzi, un pacchettino di Tempesta Argentata ce lo siamo presi e poi mi sono fatto tentare, ho dovuto prendere anche quella collezione di Zenith che apriremo però in un prossimo video, quindi lasciate like mi raccomando, 20 like e apriamo la collezione di Zenith, forza ragazzi. E adesso ultimissima edicola e poi direi che per oggi abbiamo speso già un po'. Budget 50, siamo a 41, quindi c'è tempo ancora per un pacchettino barra due, vediamo un po' cosa riusciamo a trovare. Nulla, questo. Entriamo subito nell'edicola. Let's go. Ciao. Ciao. Pacchetti di palmo ce l'hai sempre lì dietro, vero? Do un'occhiata al volo. Fortunatamente. Sarà che ce l'avete a casa voi magari. Sì dai, ma già da un po'. Quindi sì. Di Jedis non ti arriva più niente, vero? Solo i cosi, i display interi prendete. Vabbè, ci sta. Va bene, grazie. Niente, grazie, ciao. Bene ragazzi, finito il giro delle edicole. Purtroppo nell'ultima edicola non hanno più i pacchetti Jedis, ma comprano i display interi, come avete visto. Avevano solamente Cronoforze e Paradosso, quindi niente di interessante attualmente. Adesso andiamo in un bel posticino senza aspettare di arrivare a casa e ci apriamo quel pacchetto di Tempesta Argentata sperando di trovare Lugia, anche se so benissimo che non lo troveremo, però noi ci speriamo lo stesso, quindi sì, andiamo. Eccoci qua ragazzi, pacchettino di Tempesta Argentata, vediamo un po' cosa ci troviamo. Spero comunque di trovare un pull, anche se di una semplice V, anche perché come ben sapete sto facendo la collezione di tutti i set e vi ricordo di andare a vedere i video che vi lascio qua sopra nelle schede, perché è una bella serie dove faccio vedere tutta la mia collezione. Pacchettino, spero di non trovare Lug, anche perché non ho né sleeve né top loader. Comunque iniziamo male. Codice bianco che vi regalo, eccolo qua. Energia, Dratini, Clink, Stunfisk. Speriamo allora di in una V Gallery, o se no anche, oh siamo già qua, what? Il trick non era da uno, che coglione. Vabbè, tiriamo dietro allora. Ok, il trick non era da uno ragazzi, sono rimaste un bel po' di carte. Abbiamo un Low Panni, Energia, ecco infatti. E quindi raga, non abbiamo niente, teoricamente. Esatto. Un Miss Magius raro non olo. Beh, devo dire ragazzi che sto pacchettino poteva andare decisamente meglio. Abbiamo trovato un cazzo. Prossimo episodio andiamo a sbustarci la collezione di Zenith Regale. Quindi mi raccomando raga, con questa vista io vi saluto. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella se ancora non l'avete fatto, perché è importantissimo. E noi ci becchiamo in un prossimo video, una prossima live. Da Daddy Dome è tutto. Ciao ragazzi.